Questa del Career Day è un appuntamento che di anno in anno cresce sempre di più, è un appuntamento importante, è uno dei momenti importanti della terza missione dell'Ateneo, è l'incontro tra i nostri laureati e le aziende, le imprese che operano sul territorio e anche non sul territorio, ma che sono imprese sarde, per cui praticamente questo qua è un ragionamento molto importante del condurre il giusto ruolo come università nell'incrocio proprio tra i laureati e il mondo delle imprese. Oggi abbiamo sia dei momenti di colloquio come in cui le aziende proprio incontrano, vedono, maturano le loro idee sui curricula dei giovani che si sono prenotati, ma anche quelli che non si sono prenotati e che hanno intenzione di affrontare questa sfida, di mettersi in gioco, di parlare con le aziende, lo possono fare. Ci sono però anche dei momenti, diciamo, a carattere, non direi congressuale, ma dei momenti in cui si danno delle informazioni. Abbiamo degli operatori importanti sul territorio, abbiamo per esempio la tematica della inclusività e del credito, che è affrontata per esempio dal Banco di Sardegna. Abbiamo operatori importantissimi che lavorano molto nel settore del placement, per esempio LinkedIn. Abbiamo anche un'importante azienda nazionale come Terna, che per esempio farà un intervento in cui cerca di far vedere come per tutte le tematiche dell'informatica, della comunicazione, dell'intelligenza artificiale si sposano benissimo col mondo dell'energia.